tra l'altro è un modo di rinviare. Non lo so, loro ci chiedono, loro ci chiedono di sottoscrivere, e la cosa peraltro è giusta, no? Entro, mi pare, la fine del gennaio del prossimo, insomma, comunque entro pochi mesi, un nuovo patto per la salute. Però per riscrivere quel patto per la salute noi siamo già a novembre praticamente, e abbiamo bisogno di avere certezze, perché voi sapete che 2/3 dei bilanci delle regioni, se non qualcosa in più, si compongono del trasferimento del Fondo Nazionale Sanitario, e quindi noi siamo in questo momento in sospensione rispetto a ciò che invece sembrava dovesse esserci garantito, cioè un incremento reale delle risorse sul Fondo Nazionale, o quantomeno accompagnate a latere da altre risorse che andavano a integrare ciò che si dovrà spendere per il personale da un lato, per il finanziamento dei farmaci innovativi dall'altro, e io aggiungo anche questo tema del contributo da parte della lista attesa, che passa anche dal nuovo personale, non solo ma anche. Quindi è evidente che noi quel patto per la salute faremo fatica a sottoscriverlo se non ci verranno date risposte rispetto alle questioni che abbiamo sollevato, e ripeto che ogni anno, anche quando non eravamo pienamente soddisfatti, abbiamo sempre trovato un punto di intesa e di incontro rispetto a una mediazione che poi nelle settimane successive alle prime presentazioni di proposte abbiamo sempre trovato. Io mi auguro venga questo. Ad oggi, ripeto, mi dispiace, ma io mi auguravo che avremmo già oggi potuto sottolineare un passo in avanti, e anche se non fosse stato tutto quello che avevamo chiesto, ci saremmo messi nelle condizioni di poter dare un giudizio comunque sufficientemente positivo o positivo. In questo caso, dunque, devo ribadire l'insoddisfazione delle regioni italiane. Presidente.